Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siamo. Abbiamo ascoltato, fratelli e sorelle carissimi, questa bellissima pagina del Vangelo preceduta dal brano degli Atti degli Apostoli, che è il primo annuncio che San Pietro diede della risurrezione del Signore, raccomandando l'accoglienza di questo evento salvifico di cui appunto gli Apostoli sono stati tra i pochi testimoni prescelti, anche se le prime testimoni della risurrezione, come sappiamo, sono state, l'abbiamo ascoltato nel Vangelo, le donne che dopo aver trovato la tomba vuota, proprio mentre stavano recandosi a dare l'annunzio ai discepoli, videro Gesù risorto in persona. Questo Vangelo presenta proprio un contrasto stridente che in parte riprende il contenuto dell'omelia che ho fatto ieri durante la messa delle 10:30, durante la messa principale, contrasto stridente tra l'esperienza della risurrezione che queste povere donne, animate soltanto dalla fede, fanno, e l'ostinazione veramente assurda per certi aspetti dei sommi sacerdoti, avvertiti dalle guardie. Le guardie non sapevano neanche quello che raccontargli, dice: guarda che noi siamo stati là, a un certo punto la mattina abbiamo trovato un sepolcro sbarrancato e dentro non c'era nessuno. Le guardie erano soldati romani, pagani, ma i sommi sacerdoti avevano avuto l'Antico Testamento alle spalle, per cui non gli è neanche passata per l'anticamera del cervello di Dergia: noi ci siamo sbagliati? No. Corruzione, dice: molti paghiamo un po', dichiarate che sono due discepoli che l'hanno rubato, e se lo viene a sapere Ponzio Pilato, poi ci pensiamo noi a sistemare le cose. Impressionanti. Allora, ricorderemo l'omelia di ieri, no? Vivere nella divina volontà vuol dire fare esperienza della vera risurrezione, però vedete come la volontà umana può giungere a un tale grado di chiusura dinanzi alla grazia da giungere alla follia, all'ostinazione. E guardate che con le anime che fanno questa scelta, perché questa è una scelta, Dio non ci può fare assolutamente niente, perché quando un cuore è completamente chiuso, voi sapete che il Signore rispetta la nostra libertà e cerca sempre di mandarci delle sollecitazioni, di parlare delicatamente al nostro cuore, no? Io tante volte mi sono trovato a parlare anche durante la settimana scorsa con tante anime che hanno avuto veramente dei bellissimi percorsi di vita, magari venendo anche da situazioni di lontananza dalla fede. È certo che è una grande opera della grazia, perché si vede l'opera della grazia nelle anime, però io quello che dico sempre a queste persone: dice, tu non hai fatto niente, però una cosa l'hai fatta. Cioè, quando il Signore ha cercato di farti riflettere un po', ti ha mostrato qualcos'altro, tu non hai detto subito: no, non me ne importa niente, va bene, vediamo, basta che si apra tanto così alla grazia di Dio, il resto lo fa Lui. Ma quando c'è una situazione di zero totale, di chiusura, che è possibile. C'è stata un po' di polemica anche nei giorni scorsi, ho seguito poco sull'inferno, su non l'inferno, dice che Repubblica ha fatto un pochino di dichiarazioni sconclusionate, insomma, va bene. L'inferno esiste come? Ma l'inferno purtroppo non è altro che, ed è in questo senso che si dice che l'inferno è una libera scelta dell'uomo, nessuno vuole andare volontariamente all'inferno, non sarebbe mica così matto, però è frutto di una libera scelta dell'uomo. Perché se l'uomo si chiude radicalmente alla grazia di Dio, Dio prende atto di quella chiusura e non forza la volontà umana, non scassina la nostra volontà. Quindi se tu fino alla fine continui a dire no, 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 e neanche dinanzi, capite? Cioè dinanzi a un gesto del genere, ma come fai? Vengono le guardie a dirti: guarda che questo non c'è sta più dentro lo sepolcro. E lui l'aveva detto: guardate che mi uccideranno, dopo 3 giorni risusciterò. E c'erano tutte quante le profezie, le abbiamo lette durante la settimana santa, Isaia eccetera eccetera, che parlavano di queste cose. Ma come non ti viene almeno, dici: ma non è che ci siamo sbagliati? Ecco, se non ti parte questa cosa, niente, cosa deve fare il nostro Signore? Prende atto. E dove va a finire la tua vita? Va a finire rovina, va a finire purtroppo, va a finire male. Quindi non è che la dannazione di un'anima, quindi la perdita eterna di un'anima, dice: ma come può Dio permettere una cosa del genere?
non come può Dio permettere, ma come può essere così stupido da andarsene a firmare una cosa del genere, capite? Perché non è altro che l'esito ultimo di una volontà che continua a essere completamente chiusa alla grazia. Quindi altro che, parlavamo l'omelia di ieri, la risurrezione più vera di un'anima è quando si unisce alla volontà di Dio e sceglie di vivere al 100%. La dannazione di un'anima è quando si disunisce dalla volontà di Dio e sceglie di vivere la propria volontà al 100% senza piegarsi e senza tornare indietro dinanzi a niente e a nessuno. Quindi c'è questo proprio bivio dinanzi alla libertà dell'uomo. Ed ecco perché Gesù apparve soltanto a pochi testimoni e diede a questi pochi il compito di dare l'annunzio. Chi erano questi pochi testimoni? Migliori degli altri? No, erano semplicemente cuori aperti all'azione della grazia. Non erano così santi, perché gli apostoli, come sappiamo, non hanno fatto una bella figura durante la passione di Gesù, salvo San Giovanni, il resto hanno fatto tutti una brutta figura, però sono stati capaci di riprendersi, di chiedere perdono e di riaprire il cuore alla grazia, quindi di essere reimmessi nella salvezza operata dal Signore e nel beneficiarne gli effetti. Bene, chiediamo al Signore, veramente supplichiamo in ginocchio, che ci preservi da ogni forma malsana di ostinazione nella nostra mente piccola e ristretta, ci conceda di essere, di camminare sempre aperti ai doni della grazia di Dio, di non opporre resistenza, di mantenere il cuore aperto, perché con questo sicuramente la potenza salvifica della risurrezione del Signore entrerà nella nostra vita e ci darà grazia su grazia. Siamo lodati Gesù e Maria. Siamo lodati.